canale YouTube di Luigi Gaudio. Decimo giugno, Giovenale. Dice Nicola Flocchini in Argomenti e problemi di letteratura latina che con Giovenale ritorna a vivere una satira che, come quella di Lucilio Orazio, prende spunto dalla vita in tutti i suoi aspetti e non da un assunto filosofico. Quindi ci sono due differenze fra la satira di Giovenale e quella di Persio. Quella di Persio è un po' troppo filosofica e poi ha uno stile davvero un po' troppo barocco. Giovenale è il quarto grande poeta satirico romano dopo Lucilio, età repubblicana, dopo Orazio, età augustea, dopo Persio, età neroniana. Vive, come vedremo, Giovenale a cavallo fra l'età dei Flavi e l'inizio dell'età degli Antonini. Ovviamente, trattandosi di quattro poeti satirici, noi quest'anno ne abbiamo studiati due, vale la pena un po' di saperli anche paragonare, inquadrare fra di loro, no? Dicevamo quindi, e lo dice insomma Flocchini, che Persio sostanzialmente faceva satire partendo dalla filosofia, partendo dalla sua filosofia stoica, mentre invece Giovenale parte dalla vita, parte dalla sua esperienza personale soprattutto, no? C'è comunque, ci sono anche dei tratti in comune comunque fra Persio e Giovenale. Il tratto in comune è l'invettiva moralistica, questa la troviamo sia in Persio sia in Giovenale, piuttosto, come dire, accesa e forte, a differenza di Orazio, che fra i quattro poeti satirici è il più pacato, il meno diretto nelle sue, nelle sue satire, meno, insomma, meno polemico, ecco. E qua invece si riprende Lucilio, perché Lucilio, quello che aveva un po' iniziato questo genere letterario, sicuramente si caratterizzava per la sua invettiva. Al centro della satira di Giovenale, però, a differenza di Lucilio e di Orazio, c'è solo questo registro dell'invettiva. Erano più varie sicuramente le satire di, non solo di Orazio, ma anche quelle di Lucilio. Anche se non nasce da un moralismo rigido, teorico, filosofico alla Persio, diciamo, stoico, come in Persio, ma da una vicenda personale ricca di amarezze e di delusioni, comunque sono tutte basate sull'invettiva. Se l'invettiva, soprattutto di Lucilio, un po' meno in Orazio, poteva colpire personaggi ancora vivi, perché c'era ancora la libertas repubblicana, nell'età repubblicana, infatti, scrive Lucilio, e nell'età augustea, diciamo che siamo in una fase di passaggio, Giovenale, un po' anche come l'amico Marziale, deve limitarsi o a fare invettiva addirittura sui morti, oppure su personaggi che non sono difesi dal regime vigente, e quindi non può fare invettiva direttamente all'imperatore. L'unica satira che noi vedremo velatamente parla dell'imperatore è una satira in cui, cioè, l'invettiva è contro la cucina imperiale, non contro l'imperatore, no, ma contro il modo di cucinare, insomma, un pesce nella cucina imperiale. Malgrado questa limitazione, è evidente che tanti soprusi e tante debolezze erano quelle della Roma in cui ancora Giovenale viveva. Bersagli della sua critica sono l'avidità che spinge a compiere furti e a spogliare le province di tutti i beni. Come dice profeticamente Orazio, questa avidità provocherà la ribellione, provocherà il crollo della potenza romana. Stiamo arruffando talmente tanto in provincia che prima o poi le province si ribelleranno. La decadenza morale, di cui è simbolo la donna, è misogino. È la veemenza misogina di Giovenale anticipa quella di alcuni scrittori cristiani.
Poi ancora, bersagli della sua critica sono i soprusi dei ricchi verso i poveri o verso i clienti. È un cliens lo stesso Giovenale. Una denuncia molto più impregnata di sentimenti di rivolta e di odio. Poi ancora denuncia l'arrivismo dei nuovi ricchi, magari di origine straniera, i greci soprattutto, e gli ex proletari trafficoni che assomigliano al nostro Trimalchione di petroniana memoria. L'osservazione della realtà quindi si cristallizza in una serie di ritratti enfatizzati, talvolta artificiosi, il ricco, il povero, la donna, il greco. Ciò è dovuto anche all'assenza di indulgenza. Cioè, Orazio, per esempio, criticava, però provava un'indulgenza umana, una profonda humanitas, che lo portava a giustificare comunque tutti. Non è il caso di Giovenale. Non ha neanche un modello ideale plausibile da contrapporre, no? Abbiamo detto che Persio ha un modello ideale plausibile da contrapporre, che è quello del saggio stoico. Non è il caso di Giovenale. Insomma, Giovenale distrugge ma non sa costruire. Per questo la lingua di Giovenale è dura e difficile, perché la materia preme con eccessiva violenza, difficilmente si placa nell'immagine. La vita di Giovenale. Giovenale è nato ad Aquino, tant'è vero che poi uno dei critici della letteratura latina lo chiama un ciociaro, sì. Ettore Paratore, sì. Ettore Paratore scrive che Giovenale mostra la ruvidezza sdegnosa e solida del vecchio ceppo italico, con lo spirito di un Catone inasprito. Vabbè, insomma, comunque qualcun altro lo chiama un ciociaro. Insomma, sta di fatto che viene dal Lazio, dal basso Lazio. La famiglia è di agiate condizioni economiche. Lui tenta di fare l'avvocato, quindi tenta la carriera forense, politico forense, diciamo così. È una carriera che, come vedremo, intraprende benissimo Tacito, per non parlare di Plinio il Giovane, no? Vedremo, loro saranno fortunati in questa carriera, ma Giovenale no. Tenta la carriera di insegnante alla Quintiliano, diciamo, e Quintiliano era stato un grandissimo insegnante, ma Giovenale no. Quindi, alla fine, diciamo che gli rimane ben poco, no? Gli rimane appunto da fare il cliente, quindi da cercare dei protettori, di scrivere appunto poesie, satire, eccetera, come ha fatto, ma sicuramente con scarso successo e anche con una certa difficoltà economica, con la quale dovette fare i conti praticamente per tutta quanta la vita. Tant'è vero che a un certo punto si narrano persino delle leggende sulla sua vita, no? Che spiegano, spiegherebbero questa sua povertà in un altro modo, no? Però si tratta di leggende. Secondo questa biografia immaginaria, infatti, lui avrebbe attaccato, Giovenale avrebbe attaccato un attore amico dell'imperatore e per punizione sarebbe stato inviato in Egitto al comando di una coorte ad 80 anni, insomma. Questo non è assolutamente accertato. Non sappiamo l'anno esatto della morte del poeta, ma potrebbe essere avvenuta dopo il 27, perché c'è un accenno nella quindicesima satira, c'è un accenno ad avvenimenti del 127. Quindi ci troviamo ormai nettamente, decisamente nell'età degli Antonini, cioè nell'età degli imperatori per adozione. Quindi terminata l'età Flavia di Vespasiano, Tito Domiziano, dal 96 al 98 diventa imperatore un vecchio senatore Nerva, il quale però adotta Traiano, e da quel momento in poi gli imperatori diventano imperatori non per successione ereditaria, ma perché l'imperatore precedente ha adottato un personaggio che, come Traiano, si era particolarmente distinto per doti militari, per autorevolezza, eccetera.
E così inizierà l'era, cosiddetta età degli Antonini, no? Perché poi dopo ci sarà Adriano, Antonino Pio, eccetera, no? Ma anche detta dell'età degli imperatori per adozione. Però, ripeto, non sempre il nostro Giovenale parla dell'attualità presente, oppure degli imperatori del suo tempo, perché fa satire indignate e quindi non può essere indignato con l'imperatore, altrimenti avrebbe fatto una fine ancora peggiore di quella che ha fatto. Allora, l'opera poetica di Giovenale è costituita da 16 sature in esametri, raccolte in 5 libri, per un totale di 3.869 versi. Allora, la prima satira è una satira di poetica, insomma, in cui lui spiega perché ha intrapreso questo genere, cioè perché non ha scelto altri generi, per esempio, appunto, la poesia epica, no? Dicevamo che è un grande amico di Marziale e quindi sostanzialmente, sulla scia di quanto già detto anche da Marziale, preferisce scrivere della realtà e non della mitologia, no? E poi, appunto, gli è congeniale questo genere perché gli permette di esprimere la sua indignatio. Infatti dice, facit indignatio versum, cioè difficile est satura non scrivere, cioè è difficile non scrivere satire. Nella situazione, nella società in cui vivo, è difficile non scrivere satire, cioè non scrivere testi di moralistico sdegno. Facit indignatio versum, un altro pezzo tratto da questa prima satira, vuol dire proprio che se l'indole naturale lo impedisce, è l'indignazione stessa che compone i versi, è l'indignazione che si fa poesia in me. Poi abbiamo la seconda satira. Ecco, stavolta in questa seconda satira abbiamo la denuncia del vizio dell'ipocrisia e della diffusa omosessualità. In questo possiamo dire c'è una grande differenza rispetto a Petronio. Petronio, infatti, aveva fatto sì che i personaggi principali, possiamo dire i protagonisti del suo romanzo Satyricon, fossero omosessuali. E l'amore omosessuale, che era normalissimo in Grecia, viene presentato da Petronio senza nessun giudizio morale negativo. Al contrario, invece, Giovenale, che è un tradizionalista, si fa portavoce quindi del modo tradizionale di pensare a Roma e quindi anche dei pregiudizi comuni nella mentalità romana e quindi è anche contrario all'omosessualità. La satira terza è una delle satire più importanti di tutta quanta l'opera di Giovenale, perché è quella famosa in cui parla dei Greculi, i Greculi, cioè i Grecastri, cioè Greculi e Greci con un suffisso dispregiativo, insomma, perché lui è un po' xenofobo, questo non lo dico io, ma lo dice La Penna, che è uno dei Antonio La Penna, è uno degli storici, dei critici più importanti della storia della letteratura latina contemporanei, cioè è uno proprio che non può sopportare gli stranieri e soprattutto questi greci che sono arrivati e hanno contaminato la nostra cultura, la cultura romana, no? E si sono intrufolati dappertutto. Omnia novit Greculus esuriens, cioè sa far tutto, il grechetto, il grecastro, sa far tutto quando ha fame. Io non posso sopportare, dice Giovenale, non posso sopportare, ho qui riti, una città ellenizzata, sebbene quanti sono i veri Achei in questa feccia. Non sono neanche greci, diciamo, di razza pura, sono anche un po' contaminati. Da tempo ormai l'Oronte di Siria sfocia nel Tevere, cioè il Tevere, il nostro fiume romano, è come se fosse diventato un fiume siriano, ci sono molti siriani.
e ha portato con sé lingua, costumi, la cetra a corde oblique con i flautisti e timpani tipici di quella gente, ragazze costrette alla prostituzione davanti al circo. Il loro ingegno è pronto, la loro sfrontatezza è senza limiti. Hanno la parola facile, più fluente di quella di Iseo, che è stato maestro di Demostene. Dimmi un po', chi tu pensi che sia un individuo simile? Qualsiasi tipo di uomo egli l'ha portato da noi, il grammatico, il retore, il geometra, il pittore, il massaggiatore, l'augure, il funambolo, il medico e il mago. Il medico. E vi ricordate che la volta scorsa abbiamo letto di Diaulo, no? Quindi, come dire, condivide con Marziale, Giovenale, il giudizio negativo su tutti questi nuovi mestieri, professioni, insomma, che arrivano per lo più dalla Grecia, perché come vi spiegavo già anche la volta precedente, prima che arrivassero i greci faceva tutto il pater familias, no? Ogni cosa sa fare il grechetto affamato, se anche gli ordinerai di andare in cielo, vi andrà. Insomma, non era Mauro della Mauritania, né Sarmata, né Trace, colui che si applicò le ali, Dedalo, ma era nato nel centro di Atene. Sì, si riferisce addirittura il mito di Dedalo, no? Lo prende come a dimostrazione di come questi greci sappiano fare davvero di tutto, no? Poi abbiamo la satira quarta. E la satira quarta, dicevamo, è quella in cui Giovenale ironizza sulla cucina dell'imperatore. Infatti, nell'Adriatico è stato pescato un rombo, un pesce grande, abbastanza simile a una razza. E allora in questa satira abbiamo tutti i consigli, una specie quasi di consiglio di corte dell'imperatore, no? Per decidere come cuocere un rombo, no? Cioè è un po' ironico questo, no? Il consiglio di corte dell'imperatore dovrebbe riunirsi per motivi politici ben più gravi, importanti, che non per decidere come cucinare un pesce, no? Poi la satira quinta. Ecco, la satira quinta è la descrizione di una cena scadente a cui è costretto, è umiliante meglio, a cui è costretto un cliens. È chiaro che Giovenale si immedesima, quando parla del cliens, si immedesima nel cliens, nel cliente, perché anche lui era un cliente, no? E quindi il tema della clientela è uno dei più importanti, no? Infatti questo argomento aveva trovato già un notevole spazio nell'opera di Marziale, che aveva già adottato il punto di vista del cliente e aveva descritto spiritosamente, però Marziale in maniera più comica, no? Ecco la differenza fra i due. Abbiamo detto, sono molto amici, hanno molti tratti in comune, però vabbè, anzitutto le satire di Giovenale sono più lunghe, ben più lunghe degli epigrammi di Marziale. Poi Marziale è più spiritoso, no? E quindi quando parla dei disagi, degli inconvenienti, della condizione del cliens, Marziale ironizza sulla cosa. Giovenale invece riprende questa cosa, quindi la giornata di un cliente, ne parla però in un modo molto più indignato. C'è una degenerazione di quello che è, secondo lui, all'inizio era un istituto giusto e corretto. L'istituto del patronato, infatti, era un elemento originario del Mos Maiorum, in grado di garantire l'armonia tra i poveri da una parte e i ricchi e i potenti dall'altra. Ma tutto è degenerato all'epoca, anche appunto il patronato e la clientela. Poi nella satira sesta parla delle donne. Questa è una satira su cui ci soffermeremo maggiormente e ne leggeremo dei brani, no? Perché, proprio per dimostrare proprio la misoginia, insomma, l'odio che aveva, l'attacco feroce, insomma, che mostra Giovenale nei confronti delle donne. Poi abbiamo la satira settima, che è su un poeta povero. I poeti, come tutti gli intellettuali, sono vittime della miseria. L'abbiamo già visto anche la volta scorsa con Marziale, ma emerge anche in Giovenale. Conviene fare altro ormai nella Roma dell'epoca, piuttosto che darsi
alla poesia. Poi c'è la satira ottava che parla di una nobiltà acquisita, però non di nascita. Sono questi arrivati, questi parvenu. Una volta, diciamo, chi acquisiva la nobiltà, ad esempio Mario Cicerone, che erano homines novi, erano onesti. Invece adesso le cose sono molto degenerate. Poi abbiamo la satira nona. Nella satira nona si parla di un uomo poco pagato, quindi si infatti questo tale Nevolo si lamenta per essere stato mal ripagato dal suo patrono, pur avendo sempre soddisfatto le sue manie sessuali. Comunque la degenerazione morale c'è sempre, no? È sempre molto presente. Infatti questa volta il cliente sì, è vero, si lamenta, ma stavolta non è un cliente un po' quasi giustificato, esaltato, come nella satira quinta. No, questa volta il cliente è corrotto, è perfettamente organico a questo clima di corruzione morale che è descritto da Giovenale. Poi nella satira decima abbiamo una preghiera, cioè ritorna a una tematica filosofica. Infatti si discute di quale deve essere l'oggetto delle preghiere agli dèi, e si mostra la stoltezza delle aspirazioni umane, perché gli uomini chiedono cose inutili, cioè come la bellezza, la gloria o l'eloquenza, mentre invece bisognerebbe chiedere un po' di salute. Non chiedono neanche la lunga vita. Qui viene riportata in questa satira, viene riportato il famoso proverbio latino, cioè mens sana in corpore sano, no? Questo bisognerebbe chiedere di avere una mente sana in un corpo sano e non altre cose. E questa era la satira decima. Nella satira undicesima invece si parla di una cena frugale, e qui abbiamo il tema dell'amicizia, anche Marziale ne aveva parlato. Tante volte è molto meglio cenare in modo molto parco e misurato con un amico, piuttosto che andare a mangiare presso grandi ricchi, no? Che però poi ti fanno anche pesare la loro ricchezza. Meglio quindi una cena modesta, e meglio anche essere moderati. C'era molta esagerazione, dice il nostro Giovenale, anche nel mangiare all'epoca. Poi nella dodicesima satira parla dei cacciatori di eredità. Infatti ci sono dei sacrifici per un amico scampato al naufragio, questo però nella prima parte della dodicesima satira. E poi appunto nella seconda parte si parla di questi cacciatori di testamenti di professione, e questo ci fa venire in mente il Satiricon di Petronio, perché come ricorderete i personaggi, i protagonisti del Satiricon di Petronio, quando passano da Crotone devono stare attenti ai cacciatori di eredità, dei testamenti. Poi nella tredicesima si parla dei malfattori, lì infatti dicevamo che l'avidità talvolta spinge a compiere furti, no? È il caso di un amico che è stato truffato del denaro che aveva dato in prestito. Qui abbiamo proprio l'impeto dell'invettiva di Giovenale nei confronti appunto di questo ladro, ecco. Quindi disprezza la stupidità umana. Poi ancora abbiamo la satira tredicesima. No, questa l'ho già detta, questa tredicesima è quella contro i ladri. La quattordicesima invece è una satira di argomento pedagogico. Quindi qui ci viene in mente Quintiliano, no? Infatti si parla dell'influenza negativa che i genitori possono avere sui figli. E bisogna avere grande rispetto per il fanciullo, dice Giovenale, maxima debetur puero reverenzia, esattamente più o meno come diceva, ricordate, Quintiliano all'inizio dell'Istituzio Oratoria. Il cattivo esempio degli adulti è soprattutto
riprovevole perché loro sono molto avidi e avari. E anche qua si parla quindi in modo molto negativo della ricchezza. Nella satira quindicesima invece lui parla di un viaggio in Egitto, ma di questa parleremo perché leggeremo dei brani, a dimostrazione, ulteriore dimostrazione della xenofobia di Quintiliano. Parla molto molto male degli Egitti che vengono descritti come adoratori di animali e cannibali. E infine l'ultima satira, la sedicesima, è quella che parla della vita militare, dove attacca con foga i privilegi dei militari. E insomma, abbiamo capito perché ha scelto il genere satirico. L'indignazio, l'ha detto sin dalla prima satira, e qui infatti questi versi sono riportati dalla prima satira, è congeniale a lui. Il genere della satira è sicuramente la forma poetica più adatta per rappresentare il disgusto del poeta. Poi abbiamo già detto che c'è una galleria di personaggi grotteschi. Anche qua possiamo notare una differenza rispetto a Marziale. Anche Marziale aveva fatto una serie di ritratti, no? Però quelli di Marziale più comici, con un divertimento fine a se stesso. Quelli di Giovenale invece con uno sdegno astioso. Poi abbiamo già sottolineato le differenze, ma anche le analogie con Persio, e poi l'idealizzazione del passato. Lui, abbiamo detto, è un tradizionalista, quindi rimpiange il mos maiorum del passato. Qual è la condizione dei poeti? Ormai la condizione dei poeti al tempo è una condizione sempre più difficile. Non ci sono infatti più i mecenati che proteggono i poeti, i poeti sono costretti a diventare clientes, no? Quindi a cercare dei protettori. Gli ambienti frequentati dai poeti della sua epoca sono le sale di recitazione e Giovenale parla molto male, quindi fa delle invettive anche contro questi ambienti, queste sale di recitazione. E questo a testimonianza che ormai le lettere a suo tempo stanno degenerando, così come degenera la morale, degenerano anche le lettere. A questo punto lui, vista la condizione molto negativa che lui descrive a Roma c'era Panem et Circensem, c'era l'imperatore che, infatti la stessa espressione Panem et Circensem è tratta da una satira di Giovenale. C'era l'imperatore che per ingraziarsi il popolo finanziava gli spettacoli nel Colosseo, nell'anfiteatro, eccetera. E allora Giovenale, come per una contrapposizione rispetto alla città di Roma in cui lui vive e che lui descrive così negativamente, ci presenta la provincia come un luogo dove sfuggire a questa degenerazione, no? E anzi idealizza quasi la provincia, così come Marziale idealizzava la sua Spagna originaria nelle sue satire. Ma parliamo adesso della satira sulla donna. Abbiamo detto che è la satira sesta, ed è una satira in cui inveisce in maniera persino esagerata, oserei dire, contro le donne. Cioè, non solo attacca la donna emancipata, cioè la donna che fa l'intellettuale, che si mette a discutere di letteratura. Infatti dice: è ancora più insopportabile colei che appena a tavola loda Virgilio, giustifica Didone desiderosa di morire, fa paralleli tra i poeti, li paragona tra loro, sospende la bilancia Virgilio da una parte e Omero dall'altra. Quindi c'è la contro le saccenti, contro le donne emancipate, intellettuali e saccenti, ma ce l'ha anche contro quindi ce l'ha contro le donne che assumono ruoli maschili, perché lui dice la letteratura è affare di maschi, non delle donne. Ma poi anche ce l'ha contro gli atteggiamenti tipici del mondo femminile, cioè le donne del suo tempo che ostentano gioielli e ricchezze, disgustosamente truccate, e ce l'ha poi anche con le donne di cui si sparlava all'epoca, per esempio Messalina, che era
la moglie dell'imperatore Claudio, no? Però, insomma, ripeto, ormai quando fa questa satira, Messalina, Claudio, eccetera, sono morti già da tempo e quindi può inveire contro le dicerie che tratteggiavano e mostravano Messalina quantomeno come una donna un po' licenziosa, diciamo così, che aveva parecchi uomini oltre a Claudio, no? Simbolo, infatti la chiama la Meretrix Augusta, la prostituta imperiale, no? Ma poi fa tanti altri ritratti di donne, nome e cognome, sempre donne morte da tempo, no? Che insomma adultere, che hanno abbandonato, che hanno tradito il marito, eccetera, eccetera. Insomma, ha davvero un'idea molto, molto negativa delle donne. Altri temi delle sue satire. La descrizione del mondo. Allora, dicevamo che la città di Roma ormai è una città cosmopolita, cioè a Roma provengono persone provenienti dalle estreme regioni dell'impero. Questa cosa non è vista, non è giudicata positivamente da Giovenale. Anzi, lui ha dei pregiudizi nei confronti di tutti quanti, diciamo così, gli stranieri. Quindi abbiamo detto i greci, i siriani, è proprio esempio, lui è un esponente del tradizionalismo più conservatore, e questo lo si vede soprattutto quando parla degli egizi. Quindi lasciamo a parte i greci di cui abbiamo già parlato, i greculi, no? Un popolo di commedianti, così li chiamano, no? I greci. E lasciando perdere anche i giudei, che vengono descritti come dei mendicanti, come dei poveracci, no? Parlando invece degli egizi, come ho già anticipato, da una parte dice che sono adoratori di animali. Dice infatti in questa satira, abbiamo detto che è la penultima satira, è quella sugli egizi, eh? Infatti è la satira quindicesima. Dicevamo quindi, chi ignora o Volusio Bitinico, cioè un amico a cui dedica questa satira, che razza di mostri veneri lo stolto Egitto? Alcuni adorano il coccodrillo, altri hanno timore dell'ibis che si sazia di serpi, là città intere venerano i gatti, qui un pesce del fiume, lì un cane, e nessuno Diana, cioè nessuno adora una divinità antropomorfa come Diana. È un atto sacrilego violare col morso porri o cipolle. Oh, sante genti a cui crescono negli orti questi dei. Cioè, ridicolizza il fatto che gli egizi avessero dei cibi sacri che non potevano toccare, perché erano degli dei, no? Prende in giro questa cosa. A ogni mensa si astengono dalla carne di animali lanuti e sacrilego laggiù sgozzare un capretto, ma è permesso nutrirsi di carni umane. Ecco, diciamo che la satira poi tocca l'apice quando parla appunto del cannibalismo degli egizi. Ma non ci soffermiamo su questo. Andiamo a parlare dello stile di Giovenale. Uno stile che tende quasi alla tragedia, no? Più che alla satira. L'invettiva è talmente forte in Giovenale, la tensione retorica è talmente esasperata che sembra quasi essere tragico, no? In alcuni punti, un'indignazio quasi drammatica, tragica, no? E comunque un po' dello stile prima avevamo già parlato. Dobbiamo dire che comunque, essendo un moralista, è stato molto apprezzato dai cristiani e dai medievali. E poi ancora fino ad Ariosto, Parini, no? Famoso poeta satirico italiano, Alfieri, Hugo e Carducci. Ma dopo il romanticismo la sua fama si è appannata perché la sua visione pessimistica talvolta distorce anche la realtà. Altri video didattici su attuttascuola.it.